Vigilia della gara con Lavastese, mister, una partita come quella di Castelfidardo può lasciare qualche strascico in vista di domani? Mi auguro di no. Abbiamo chiesto ai ragazzi di, insomma, togliere subito tutto quello che di negativo c'è stato nella partita di Castelfidardo. Non dimentichiamoci che però comunque sia abbiamo ottenuto un risultato positivo. Domani ci aspetta una partita totalmente diversa, una squadra importante, con giocatori importanti. Molto rapidi sui loro esterni, sovrapposizioni, e quindi domani bisognerà ritornare a un mood di qualche settimana fa, perché domani ci sarà da dare battaglia. Cioè, tutti vogliono riscattarsi, tutti vogliono vincere, tutti vogliono venire da noi a fare bella figura. Poi ci saremo anche noi in mezzo al campo, che, ripeto, domani ci deve essere un solo atteggiamento, che è quello di andare a lottare, a combattere su ogni pallone come se fosse l'ultimo. Perché? Perché è così che deve essere. Dal punto di vista degli infortunati, abbiamo aggiornamenti? Sì, dispiace per Diego Abrandini, che per qualche periodo, insomma, resterà fuori. Ferri Marini domani lo riaggreghiamo con noi, lo portiamo con noi. Condizioni di Frulla? Niente, Mattia ha fatto l'ecografia e riprenderà a correre da giovedì, e insomma ci auguriamo che possa rientrare al più presto, perché anche lui è uno di quei giocatori che ha dato tanto, ha fatto tanto, e quindi lo aspettiamo.